Voglia di politica, a scriverlo la mano di un cittadino. È questo lo slogan che campeggia sul manifesto della scuola di formazione all'impegno sociopolitico del Patriarcato di Venezia, che questa settimana ha aperto il nuovo anno. Si tratta di fare quello che abbiamo iniziato in questi anni, cioè di ritirare un pochino quella delega in bianco che era stata data alla politica per ricominciare a partecipare attivamente, cercando di costruire una comunità che realmente diventi custode del proprio territorio, un territorio che è fatto di storia, di economia, di relazioni, quindi di persone. Oggi i cattolici che cosa hanno da dire e come lo possono dire? Mi riferisco per esempio anche alle novità emerse dall'incontro di Todi di qualche settimana fa. L'incontro di Todi è stato preceduto da una grande attesa. Perché da tempo l'impegno cattolico viene richiesto e mai come in questo tempo anche il mondo laico richiede l'impegno dei cattolici. I cattolici coerenti, attivi e praticanti oramai non sono più la maggioranza del paese, ma conservano quella grande tradizione culturale di impegno disinteressato che serve proprio nei momenti di crisi, nei momenti di smarrimento e nei momenti di difficoltà. Anche noi nella nostra scuola cominceremo a lavorare sulla comunità e sulla crisi proprio a partire dalla tradizione biblica che ha visto il popolo di Israele vincere delle difficoltà straordinarie. Tre i moduli previsti. Il primo punta ad approfondire i valori e quest'anno in particolare il bene politico primario dell'essere insieme. Il secondo invece sarà dedicato alle parole chiave della politica italiana. Le quattro parole che noi andiamo a vedere sono accountability, cioè il dover rendere conto da parte della politica del mandato ricevuto. La parola leader, quale leader? Cioè chi è l'uomo o la donna, insomma la figura che conduce la politica odierna, qual è il suo significato nuovo, un leader che ha potere o un leader che si presta al proprio dovere di servizio. La terza parola è think tank, quasi a dire che dietro non ne sono mai nati così tanti come in questo periodo, la gente non lo sa, e ogni politico, anche il più mediocre, dietro a sé ha una fondazione di studio, quasi a legittimare la propria presenza in Parlamento. Allora andiamo a scovare qualcosa su questo e la quarta è primarie. Primarie e lo faremo in febbraio, probabilmente anche lì saremo d'attualità perché è una parola che la nostra tradizione politica non conosce. Il primo incontro della scuola ha visto l'intervento di una storica dell'economia, Vera Zamagni, alla quale abbiamo chiesto come legge l'attuale situazione politica italiana. Questa lettura riesce particolarmente difficile, non so se lei ha visto, che i bookmakers inglesi, che sono abituati a scommettere su qualunque cosa, hanno detto che sulla situazione politica italiana non ce la facevano, perché non avevano idea di come sarebbe finita. Io sono, dal mio punto di vista, molto ottimista, perché penso che siamo veramente arrivati a un momento di svolta, giorno più, giorno meno, naturalmente, e quindi mi auguro che questa svolta sia l'anticamera per un rinnovamento vero e proprio. Magari la svolta non subito porterà a questo rinnovamento, ma a tamponare magari delle falle, però se ci fanno una legge elettorale nuova, forse potremo anche candidare delle persone in cui abbiamo più fiducia. E sul difficilissimo, incerto quadro economico? Anche qui devo dire sinceramente che sono ottimista, perché il paese non è un paese insolvente. Gli italiani sono dinamici, vivaci, hanno una presenza sui mercati internazionali che è seconda in Europa soltanto a quella della Germania, migliore della Francia e migliore dell'Inghilterra, quindi diciamo abbiamo delle condizioni di base che non sono assolutamente fallimentari. E il problema è che ci siamo addormentati su questo debito pubblico che avevamo fatto già 20-25 anni fa, e per insipienza dei vari governi che abbiamo avuto non ce ne siamo mai liberati. È chiaro che in un momento di crisi come questo i mercati internazionali si attaccano a qualunque scusa pur di liberarsi di un certo livello di rischio o pur di guadagnare su qualunque situazione,
E allora adesso ci attaccano, ma noi non siamo insolventi, quindi se avessimo un governo che dice o una patrimoniale o un aumento delle tasse o una qualche cosa, noi siamo in grado di far fronte a questo. Il terzo modulo della SFISP si occuperà in collaborazione con le ACLI delle neonate ultra, le unità di lavoro nella transizione, e si svolgerà in forma di laboratorio. Ma le ultra sono organismi politici? Nel senso più ampio della parola, politico deriva da polis, questa parola che significa città. E credo che noi cristiani siamo all'interno della città con tante altre persone di buona volontà in un momento appunto di transizione epocale, cioè sta cambiando un modo di concepire la vita, un modo di sentirsi parte insieme con altri di questo grande cammino che il mondo sta facendo verso, come dire, un miglioramento, così speriamo, così vogliamo credere, anche delle condizioni di vita. In questo senso quindi credo che anche le difficoltà che si pongono durante questo cammino, che possono essere le novità legate alle immigrazioni, legate alla crisi economica, legate anche a queste prospettive di globalizzazione importante sul campo finanziario, in campo finanziario, in campo economico appunto, significa prenderne atto e significa coniugarle col territorio. Tra i nuovi iscritti alla scuola sociopolitica, Virna Salviati, un giovane avvocato di 36 anni che quest'anno ha deciso di frequentare le lezioni. Per curiosità e per avere il punto di vista, specialmente in questi tempi, di chi ha la necessità comunque di dare delle risposte all'interno di una società che cambia e che quindi ha esigenze sempre nuove e bisogni da soddisfare della collettività. Mi dice una parola? In una parola, l'aggettivo che dovrebbe contraddistinguere un politico oggi? Ma la linearità, la concretezza e l'onestà intellettuale. Questi secondo me sono i requisiti per fare politica oggi. Certo, ripeto, non è semplice coniugare tutti e tre e dare le risposte a chi in questo periodo si trova in difficoltà.